while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Nella splendida Bologna, in questa cornice soleggiata di domenica mattina, in compagnia della signora Monica del B&B Design. Buongiorno signora Monica. Buongiorno, buongiorno. Ci racconta qualcosa della storia del vostro bed and breakfast? Beh, questo fondamentalmente è la casa in cui viviamo. È un loft, è un vero loft, perché noi all'inizio degli anni 2000 e cercavamo proprio un tipo di struttura del genere e non era facile a Bologna in quanto non è una città industriale, però abbiamo trovato questo spazio che appunto dava la possibilità di ristrutturarlo e di creare questa residenza un po' particolare che è proprio di origine industriale che noi amavamo molto e amiamo molto proprio di questo genere. Da lì l'abbiamo ristrutturata, è diventata la nostra casa, noi vivevamo qua, una casa molto grande, per cui insomma, e alla fine nel momento in cui i figli sono andati via, sono andati a studiare all'estero e a vivere all'estero, e io ho iniziato a fare questo tipo di attività che mi sta dando anche molte soddisfazioni. Perciò una conduzione familiare all'interno di una struttura che quotidianamente ospita anche il vostro quotidiano. Insomma, certo, è una struttura, come ribadisco, è la nostra casa e la conduco completamente io, cioè ho io Fantastico. La gestione di tutto. Quindi dietro alle quotidianità operative di questa struttura di Bed & Breakfast non ci sono collaboratori esterni? No, assolutamente, sono siamo solo le io, vostre attività io, mio marito che però insomma fa altri lavori, lui è un interior designer e si occupa esclusivamente un po' del rinnovamento, del gusto, del look di questo loft. In realtà è un work in progress, cioè continuamente noi o attraverso i nostri viaggi o comunque facciamo ricerca di arredamenti particolari che poi inseriamo di volta in volta, per cui è uno spazio che si presta a continui cambiamenti e mutamenti. Dalla mia, dopo aver pernottato qui per due notti, posso dire, oltre che aver illustrato nel video in maniera
esaustiva precedentemente quelle che sono le peculiarità degli spazi, che sono davvero ricchi di personalità, e starci all'interno è davvero un grande piacere. Signora Monica, ai turisti che dovessero visionarci in questo momento e dovessero decidere appunto di giungere nella magnifica Bologna e pernottare da voi, cosa si sente di dire? Beh, mi sento di dire innanzitutto che Bologna è una città splendida che offre tantissime occasioni sia di divertimento che di vedere anche delle cose molto interessanti a livello culturale, a livello paesaggistico qui intorno. Noi siamo una piccola struttura, ma secondo me anche nella sua peculiarità, nella sua particolarità interessante. Siamo vicini al centro, siamo vicini alla stazione, siamo molto vicini al centro fieristico, e comodissimi con i mezzi pubblici e appunto per raggiungere tutti i luoghi di interesse, per cui insomma e poi comunque un'esperienza anche all'interno di un luogo molto particolare. Ottimo, signora Monica. Tante grazie nuovamente al B&B Design e ci vediamo presto. Grazie.